sono anni che io aspiro a fare questa iniziativa, a portare questa iniziativa nel Mezzogiorno d'Italia. Io mi aspetto una grande accoglienza, un'accoglienza importante, visto che abbiamo portato 15 paesi, 15 nazioni, ovviamente compresa l'Italia, e con una serie di prodotti che nel mondo globale esiste tutto, ma che crediamo venduti dagli operatori dei paesi di origine dei prodotti sono un'altra cosa. Mi aspetto una risposta che sto già vedendo da stamani mattina, è estremamente interessante da parte dei cittadini. 15 paesi europei e 35 imprese espongono cibo e artigianato in Piazza Dante. A Napoli, da oggi e fino a domenica 4 settembre, c'è il mercato europeo, manifestazione enogastronomica e dell'artigianato europeo organizzata da ANBA Confesercenti. È la prima volta che il mercato itinerante dell'Unione Europea si svolge nel sud Italia, un mercato che registra nella sola Campania un fatturato di 2 miliardi e 100 milioni di euro, con 80.000 addetti. Espositori da tutta Europa porteranno qui i prodotti dell'artigianato e le specialità alimentari della propria nazione, con la possibilità dunque di degustare o acquistare le tipicità di 15 paesi europei, Italia compresa. Noi facciamo questa iniziativa da anni, l'abbiamo fatta per il primo anno a Strasburgo nel 90, quando ancora l'Europa non esisteva. Far portare un mercato che ha 15-20 nazioni rappresentate porta un valore aggiunto a questa categoria e una qualità e una qualificazione diversa. Parliamo della prima iniziativa che fa del mercato davvero una dimensione europea. Sceglie come sede una delle città più europee del mondo, Napoli, sceglie di mettere a confronto e di stimolare prodotti enogastronomici di diverse tradizioni, diversi paesi, ivi compreso il nostro paese che è la sede che ospita l'evento. Insomma, il confronto fra tradizioni e cambiamento, perché poi quando ci si confronta nasce sempre qualche cosa di nuovo. Davvero una grande iniziativa, siamo felicissimi di ospitarla.